I found a love for me. Well, darling, just dive right. Oggi ci facciamo aiutare da questa bellissima esortazione apostolica, Amoris Laetitia di Papa Francesco, in particolare dal punto 137, un passaggio in particolare molto interessante. Sentite cosa dice il Papa. Molte volte uno dei coniugi non ha bisogno di una soluzione ai suoi problemi, ma di essere ascoltato. Deve percepire che è stata colta la sua pena, la sua delusione, la sua paura, la sua ira, la sua speranza e il suo sogno. Tuttavia sono frequenti queste lamentele, non mi ascolta, quando sembra che lo stia facendo, in realtà sta pensando ad altra cosa. Parlo e sento che aspetta che finisca una buona volta. Come detto all'inizio, quello riportato è il punto 137 di Amoris Laetitia. Quanto è vera questa affermazione del Papa? Mi rimanda qualcosa che avevo già letto nell'illuminante libro di John Gray, Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere. Quante volte noi sposi, soprattutto noi maschi, ci siamo trovati ad ascoltare la nostra sposa che ci parla di tutto, in particolare delle sue difficoltà, dei suoi problemi, delle sue ansie, ma anche delle sue gioie e delle sue vittorie. Quante volte ci siamo sentiti impreparati e impotenti a certe sue confidenze. Non ci siamo sentiti in grado di aiutarla e questo ci metteva in difficoltà a nostra volta. La reazione che ci viene naturalmente è quella di dare subito una soluzione, perché noi uomini siamo fatti così. Quando non sappiamo dare soluzioni, iniziamo ad irritarci, a cercare di cambiare discorso e nei migliori dei casi ci disinteressiamo e pensiamo ad altro, fingendo di ascoltare. Il matrimonio ti insegna che non funziona così, che non va bene fare così. La tua sposa non cerca una soluzione, sa bene che tu non puoi sempre risolvere i suoi problemi, ma ha bisogno semplicemente di essere ascoltata. Ha bisogno di sentire che la sua difficoltà non ci è indifferente, ha bisogno di non tenersi dentro per poter capire meglio anche lei. Ha bisogno di sentire il nostro amore e anche attraverso il nostro ascolto e la nostra compassione. Ha bisogno soprattutto di sentirsi amata con tutte le sue fragilità, senza maschere, in una relazione sincera e vera. Per noi mariti questa è un'occasione di dimostrare il nostro amore e il nostro sostegno. Come sapientemente ci ricorda Costanza Miriano, le donne parlano per esprimere se stesse, mentre noi uomini per trasmettere concetti. Una volta capito questo, potremo crescere enormemente nel dialogo e nel rapporto stesso tra di noi. Al contrario, se non ascoltiamo la nostra sposa, non la stiamo curando, non la stiamo sostenendo e magari ci ricordiamo di farlo solo quando vogliamo qualcosa in cambio, cosa molto frequente tra noi uomini. La stiamo trattando da prostituta, la stiamo usando e questo lei lo capisce. Lascio a voi le conclusioni. Anche questa è finita. Vi saluto, vi ricordo il nostro blog www.matrimoniocristiano.org, la nostra associazione Intercomunione delle Famiglie www.intercomunione.it e il nostro libro L'ecologia dell'amore. Ciao, a presto. I found a love for me.